fondamentale questa sera essere qui insieme a tutti voi per questa bellissima iniziativa. Faccio i complimenti agli amici compagni del Circolo di Bergamo e in particolare volevo fare all'inizio un po' di ringraziamenti che credo che siano dovuti soprattutto a chi ci ospita in questo bellissimo spazio. Ho sempre sentito parlare di questo centro sociale, visto anche la mia età, e devo fare i complimenti per come i ragazzi, i compagni l'hanno mantenuto fino adesso. E allora ringrazio anche Stefano per ospitare l'Associazione Italia Cuba, il nostro circolo di Bergamo, proprio questa sera, grazie. E mi sembra che abbiamo iniziato nel modo migliore con l'intervento di Vittorio a mettere il punto su una cosa fondamentale, che è come oggi portiamo avanti la solidarietà con Cuba, in Italia in particolare, con un paese che ci ha insegnato cosa significa la solidarietà internazionale, la solidarietà internazionalista nel mondo. È un concetto che addirittura all'interno, nero su bianco, della Costituzione, che recentemente hanno approvato milioni di cubani. Credo che sia una cosa da ricordare, soprattutto a quelli che ci dicono «Ah, ma non c'è democrazia», cose di questo tipo. Bisogna ricordare invece che c'è una partecipazione attiva di un popolo che partecipa in ogni momento alla vita e all'attività politica, sociale, economica del proprio paese. E per questo che Cuba, anche per questo che Cuba rappresenta un esempio. E il compagno della Bolivia, Julio César, lo spiegava bene. E veramente ho molto condiviso il suo intervento. Un paese, la Bolivia, che abbiamo visto che cosa sono stati capaci di fare contro Evo Morales. Gli stessi, non voglio dire una parolaccia, ma gli stessi imperialisti, gli stessi Yankee, che da 60 anni stanno aggredendo Cuba in tutti i modi possibili e immaginabili, l'hanno fatto anche con Evo Morales. Con Evo Morales l'abbiamo visto tutti che cosa hanno fatto, ma non hanno fatto i conti con un popolo, anche quello boliviano, che non si è arreso e che alla fine, nonostante questa specie di presidente autoproclamata fascista, sono riusciti a tornare a non solo a governare, ma a riportare la democrazia in questo paese. E questo lo dobbiamo soprattutto a chi è sempre là, con la sua resistenza, con la sua forza, con il valore delle proprie idee, da 60 anni, da più di 60 anni ormai, che sta lottando contro il grande imperialismo, grande tra virgolette imperialismo Yankee. Sono passati 13 presidenti, questo è il 13° presidente degli Stati Uniti, che hanno cercato in tutti i modi. Hanno iniziato con le aggressioni, vi ricordate Playa Girón? Noi come Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba siamo nati all'indomani di Playa Girón, cioè all'indomani di questa aggressione armata finanziata dalla CIA, e non solo, sappiamo chi sono i veri mandanti. E lì c'è stato un grande movimento. Questo grande movimento è partito anche dall'Italia ed è da lì che sono nati i primi germi della nostra associazione. Quest'anno l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba compie 60 anni. Cioè, 60 anni, compagni e compagni. Credo che sia un riconoscimento soprattutto per le compagne e compagni che ci hanno preceduto, che non sono... veramente, che sono sempre stati grandi, perché anche in Italia lo vediamo anche adesso, le forze di destra, come dire, una certa concezione anche contro un'ideologia,
che era appunto quella cubana, che era quella della libertà, che è soprattutto quella del socialismo. Allora, io volevo tornare un attimo anche al senso di questa serata, che è soprattutto quella di riaffermare la solidarietà, verso Cuba, soprattutto all'indomani di una cosa eccezionale che c'è stata. Attivata dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. È stata l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, a marzo dello scorso anno, che ha avuto l'idea di poter utilizzare in Italia le brigate mediche Henry Reeve. Abbiamo fatto una domanda specifica al Ministro della Sanità Speranza, al quale avevamo chiesto due cose. Uno, di fronte alle morti, di fronte a quei momenti drammatici che anche da questa zona e soprattutto da questa zona, perché dobbiamo ricordare che cosa succedeva un anno fa, più di un anno fa, con i camion che partivano da Bergamo, ce lo vogliamo ricordare? Ci vogliamo ricordare anche questi momenti? Io non me li posso dimenticare perché tutti i compagni, gli amici che avevamo anche a Cuba, ci dicevano: Irma, non possiamo credere che stia succedendo una cosa di questo tipo in Italia, eppure è successo. Allora, chi ci è venuto in aiuto in quel momento? Non sono stati i paesi super ricchi dell'Europa. Vi ricordate come ci trattavano come degli appestati? Perché dicevano che dopo la Cina erano arrivati gli italiani, no? Dopo la Cina era così. Ed erano gli unici paesi, quelli ovviamente i cinesi, vi ricordate, i russi, eccetera, e quando è arrivata a Cuba è stata un'emozione. Io vi invito ad andare a vedere il nostro sito e il nostro Facebook nazionale. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere dei nostri compagni di Italia Cuba di Torino che erano alla partenza della prima brigata che c'è stata quando sono venuti a Crema all'aeroporto. Hanno filmato i medici che scendevano dalla scala, i 52 medici che scendevano da quella scala, milioni di visualizzazioni, perché in Italia tutti aspettavano qualcuno che ci aiutasse in quel momento ed è arrivato Cuba, è arrivato un paese del cosiddetto terzo mondo, martoriato, perché lo dobbiamo dire, aggredito da 60 anni, colpito con il blocco economico, finanziario e commerciale. I cubani sono arrivati ad aiutarci, compagni. Questa è stata una cosa che ha portato un'emozione, una gioia così incredibile in tutto il nostro paese, che da allora in questo paese è cresciuta la solidarietà con Cuba e si è manifestata nella nostra associazione, in partiti della sinistra, in partiti come Rifondazione, come il Partito dei Comunisti Italiani, eccetera. Tantissime forze anche sindacali, sociali e culturali che hanno in qualche maniera visto finalmente, come dire, non solo un fatto storico epocale, perché potete immaginare cosa significa, vi ricordate cosa, voi credo che molti di voi l'abbiano visto, no? I cubani quando scendevano dalle scale e poi quando sono andati a Crema. Cioè, questi sono stati la dimostrazione chiara e precisa di cosa significa quello che noi per anni abbiamo sempre detto, la solidarietà internazionale, e ce l'hanno dimostrata. Allora io credo che come riconoscenza, adesso arrivo al punto perché quando parlo di Cuba non mi fermo più, arrivo al punto che è quello di dire il senso di questa sera. Cuba, nonostante i 5 vaccini, poi parlerà la console, che ringrazio moltissimo Indira Marrero di essere presente, e qui sta anche il senso della solidarietà, dell'importanza dell'unione
non solo del mondo dell'associazionismo, dei centri sociali, ma anche delle autorità diplomatiche come Cuba, in eventi come quelli speciali di questa sera. Dicevo, quello dell'importanza, in qualche maniera, di rispondere a quella solidarietà, perché Cuba, nonostante i 5 vaccini, i 2 riconosciuti proprio in questi giorni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se comunque la loro efficacia è arrivata al 90%, che ha superato anche altri nomi di altri vaccini che non voglio citare. E poi sicuramente ci dirà meglio di me la console di Cuba più tardi. Credo che sia importante sottolineare che, nonostante a Cuba riescano con il blocco economico, sociale e finanziario a sviluppare una scienza, una ricerca che sia che è comunque all'avanguardia a livello internazionale, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la sanità a Cuba è un esempio non solo da seguire, non solo nei paesi.